Buonasera a tutti, come sapete oggi non parleremo, o meglio, non parleremo solo dei motivi del no alla città metropolitana di Bitonto, parleremo delle conseguenze, delle prospettive, della posizione degli enti che sono qui rappresentati dall'assessore regionale Tamaro, da Gianvito Mastroleo che ha rappresentato la presidenza della provincia di Bari e che comunque oggi investe in moderatore, quindi ringraziamo quale esperto nella materia, e dal presidente della provincia, Schifani, che oggi è venuto a Bitonto per rappresentare la posizione della provincia di Bari in questo momento così particolare. Io riassumo brevemente quello che è accaduto a Bitonto. Noi abbiamo tenuto un'assemblea cittadina in cui tutti gli intervenuti si sono espressi decisamente per il no alla città metropolitana, motivazioni degli intervenuti legati soprattutto ai rapporti storici che sono maturati con la città di Bari, in considerazione sia delle esperienze sulle progettazioni partecipate, sia in considerazione di alcuni rapporti che sono maturati nel tempo e che non hanno oggettivamente costituito un rapporto fiduciario tra la città di Bitonto e la città di Bari per quanto riguarda una possibile delega alla pianificazione territoriale in ottica di città metropolitana, così come peraltro previsto dall'ultima standing review. Ma al di là di questo, il no istituzionale del Comune di Bitonto è legato a una legge che noi riteniamo sia stata elaborata senza considerare alcune prospettive strategiche che avrebbe comportato l'introduzione, o comporterà l'introduzione della città metropolitana di Bari. Riteniamo sia anticostituzionale prevedere che i comuni, qualora non deliberino, si ritrovino all'interno della città metropolitana di Bari. Riteniamo palesemente assurdo, sotto il profilo giuridico, prevedere la possibilità da parte di un comune di deliberare il no alla città metropolitana di Bari e non disciplinarne poi compiutamente le conseguenze. Quindi per queste ragioni, ma soprattutto per una mancanza di prospettive strategiche, perché noi siamo stati chiamati a deliberare il nostro assenso o meno all'ingresso della città metropolitana al buio, cioè senza rimandando poi all'elaborazione di uno statuto della città metropolitana, che pure noi abbiamo anche accettato di far parte della discussione, però non era temporalmente peraltro coerente con questo no, questo sì che abbiamo dovuto appunto deliberare. Per tutte queste ragioni il Comune di Bitonto ha deliberato il proprio no alla città metropolitana, però ripeto, di fronte a una legge che a nostro parere non disciplina l'istituto della città metropolitana così come era previsto inizialmente e soprattutto non offre alcuna prospettiva strategica e non disciplina peraltro le conseguenze del no stesso. Quindi ci sono tante lacune, tanti punti interrogativi in questa legge che noi abbiamo, tra virgolette, passatemi il termine politico, rispedito al mittente, perché ci è stato chiesto di esprimerci, ma non ci è stato chiesto neanche, cioè non ci si è neanche preoccupati di dettagliare su cosa ci dovevamo peraltro esprimere. Quindi questi punti, che ovviamente non possono essere sottaciuti, e questo fumo che circonda questa vicenda ovviamente non può consentire a un consiglio comunale responsabile una decisione diversa da quella di dire di no alla città metropolitana. Il Consiglio Comunale di Bitonto ha deliberato all'unanimità il no alla città metropolitana. Oggi siamo qui per discutere delle conseguenze o delle prospettive. Noi abbiamo, come noto, trasmesso al Presidente Lanci Puglia, che interverrà stasera con un po' di ritardo, una nostra proposta che vede la permanenza di una provincia unica, che racchiuderebbe, diciamo, l'ex BAT e l'ex provincia di Bari soppresse dalla Standing Review. Abbiamo anche fatto una proposta molto, credo, molto costruttiva legata al fatto
che una provincia così grande, un territorio così grande, dovrebbe necessariamente essere rapportarsi con delle unioni di comuni, peraltro prevista nella stessa spending review, cioè è previsto che la cosiddetta città metropolitana delegui le funzioni sovracomunali ad unioni o associazioni di comuni. Quindi sottintendo peraltro il fatto che un territorio così vasto non può essere governato da un organo consultivo, un organo giuridico in un'unica sede, ma appunto necessita di unioni, di associazioni di comuni che debbano disciplinare le funzioni, quindi debbano anche gestire le risorse peraltro finanziarie, le risorse umane che poi vengono a essere presidente, presidente dell'ACI, non proprio presidente, poi si può accomodare tra i relatori. Quindi ripeto, abbiamo inviato questa proposta al presidente dell'ACI ponendoci in modo costruttivo, cioè non limitandoci a dire no alla città metropolitana, ma facendo anche un'ipotesi, una proposta operativa che peraltro è compatibile con l'ultima spending review, anche perché, come sapete, le unioni di comuni, le associazioni di comuni non comportano indennità aggiuntive, quindi i sindaci sono partecipi senza percepire indennità aggiuntive. E anche per questo motivo ci sembra una proposta assolutamente costruttiva e in linea con la finalità generale della legge, perché, diciamola tutta, a me sembra che questa legge sia stata partorita unicamente con la preoccupazione di tagliare le indennità del Consiglio, dei vari consigli provinciali, però non offre, diciamo, la soluzione a quelle che sono le problematiche la prospettiva strategica di un territorio così vasto. Io adesso lascio la parola a Gianvito che modererà l'incontro e mi auguro che tutti gli interventi poi che il pubblico vorrà fare a seguito delle relazioni degli interventi siano costruttivi e soprattutto diano l'immagine di quella che è Ridotto, cioè una città che non dice di no per puro campanilismo, ma dice di no perché ci sono tante ragioni che mi auguro poi vengano anche riprese dagli intervenuti. Grazie. Grazie, buonasera. Io devo innanzitutto fare una dichiarazione. La prima è che io torno sempre molto volentieri in quest'aula, mi è capitato tante altre volte nel passato, sono a questa città legatissimo per tante ragioni e quindi il primo mio doveroso saluto è alla città e ai suoi cittadini. La seconda, devo confessare che io avrei preferito essere dalla parte o della professoressa Ventamaro o del professore Schittulli o del sindaco Perroni, perché mi sarebbe piaciuto prendere parte attiva alla discussione rispetto a quella della città, perché queste sono idee che ho anche scritto più volte sul giornale presso il quale ho dovuto scrivere, il fatto di avere i capelli bianchi da certa età e quindi essere collocato tra quelli che sono fuori nel servizio permanente effettivo e quindi sono della riserva, questo comporta un rottamato abilità che fa il moderatore. Allora io farò il moderatore, lo farò naturalmente sforzandomi di avere la massima posizione di terzietà rispetto alle questioni, anche se qualche circostanza può darsi pure che mi sfuggirà un po' il mio pensiero. Io dicevo prima alla professoressa Ventamaro, diceva al sindaco, a Francesco Scrittura, che secondo me noi dovremmo evitare il rischio che questa, di non utilizzare questa circostanza per cercare di dare un contributo utile alla discussione nella misura e nei limiti in cui questo fosse tuttora possibile. Perché? Perché è vero, questa norma del governo, questo provvedimento del governo è venuto nel pieno della emergenza, tempi molto, molto ristretti, e talvolta anche le incertezze da parte delle istituzioni, per esempio le province, che avrebbero dovuto dire la loro in tempo, perlomeno nel corso
corso dell'anno passato e far sentire la loro posizione chiara e forte, piuttosto che insomma attendere la posizione del presidente dell'UPI, che è arrivato forse in zona Cesarini, insomma al limite che poi è arrivato, ma insomma quando secondo me era molto, molto tardi. Allora, per rendere questa discussione utile dovremmo sforzare di elevarci dall'esaminare la questione per quanto riguarda esclusivamente la città di Bitonto, che peraltro, avendo adottato un provvedimento, ha assunto una posizione che quella è, quindi con la quale devi fare i conti, per cui piace o non piace, giusta o non giusta, devi fare i conti, ma insomma io penso che dobbiamo guardare alla possibilità che tutti insieme si possa tentare di dare una soluzione, qualche proposta utile per le discussioni future, perché ci saranno le discussioni future. Io non credo che questa importante questione di riordino si possa chiudere nell'ambito delle prossime settimane, perché parliamo di questo, ma i tempi sono molto ristretti. Insomma, però intanto in Puglia si sono verificate due cose, e intorno a queste due cose, immaginando che si possano fare un paio di giri di domande, naturalmente, di richieste, di chiarimenti ai nostri relatori, molto illusori, e non che io abbiamo presente, sono grandi amici sui quali io ho enorme considerazione, non da oggi, anche per ragioni al di là della, come dire, delle questioni istituzionali, immaginate che si possono fare due giri. Io vorrei cogliere questa, e riservando il secondo giro per esempio alla questione principale, che è quella della città metropolitana, sulla quale io poi dirò qualche cosa dopo. Intanto cominciamo a fare i conti con queste due anomalie che si sono verificate in regione e rispetto alle quali io penso sia Schituli, ma forse soprattutto l'assessore Adelita Marmi, la quale io non so se voi sapete, ma se lo sapete ve lo dico io, insomma, l'assessore Adelita Marmi di queste questioni si occupa non soltanto perché contingentemente ricopre e bene il ruolo di assessore regionale, ma perché lei di questo, io ne conosco la storia scientifica, ebbene, insomma, lei di questo si occupa a livello scientifico prima che politico, per cui il suo contributo in questa direzione può essere un contributo non soltanto dell'esponente che occupa, che siede nel governo regionale, ma anche di una studiosa che di questa materia si è sempre occupata, insomma, e si occupa da me. Allora, in Puglia sono verificate, questo io su questo farei un primo giro di domande. Sono verificate due anomalie. La prima anomalia è che la regione è stata colta di sorpresa dal fatto che è stata demandata una decisione al Consiglio regionale delle autonomie locali e la Puglia è stata colta di sorpresa perché pure questo non c'è. Ed è stato sostituito questo, io ho letto le posizioni della professoressa Ventamaro, la preoccupazione di un controllificio, eccetera. Io non credo che la questione sia quella, perché in regione non soltanto non è stato istituito il Consiglio regionale delle autonomie, ma non è stato istituito il Consiglio regionale statutario, e cioè gli unici due organi costituzionali statutari che erano stati previsti nello statuto vigente della regione e che stranamente non sono stati istituiti nell'uno e nell'altro. Non so se c'è stato un disegno politico, non lo so, ma non ci occupiamo del resto. Sta di fatto che il Consiglio delle Autonomie non ha potuto dare la sua opinione, la sua decisione, ed essendo stata chiamata invece la cabina di regia, che credo sia un organo, non essendo previsto,
probabilmente non era completamente legittimato a qualche momento. E quindi per questo mi piacerebbe sentire quello che pensano i protagonisti, gli attori di questo. L'altra questione è, secondo me, l'impressione che io personalmente ho avuto leggendo i giornali, questo però ho letto soltanto quello che hanno pubblicato i giornali, è che la regione assolutamente aveva in partenza deciso di non decidere. E devo dire che questa non è una sensazione che ho avuto soltanto io. Se avete letto ieri il Corriere del Mezzogiorno, c'è un bellissimo articolo di Franco Botta, quando sostiene sostanzialmente che ci siamo presi il lusso di non decidere, e Franco si domandava giustamente se questo è un lusso che noi ci possiamo concedere in relazione naturalmente ai principi generali, all'ordinamento, al ruolo che una regione deve svolgere. E questo è un primo punto. C'è un altro punto, ed è questo. Io temo che su questa questione ci si stia occupando solo di tecnicalità, solo di profili proprio procedurali, procedimentali, ma insomma una vera discussione teorica. Forse non ci abbiamo il tempo, però il tempo dobbiamo trovarlo, lo devo dire proprio molto affettuosamente ai miei amici, sia a Verona, a Schittoni, ma anche alla ci si poteva fare una conferenza regionale sulla questione istituzionale per capire di che cosa stiamo parlando, ma di questo vedremo dopo. Io quanto penso che si sta già andando, io l'ho scritto sul Corriere, Francesco non mi ha neanche telefonato per dire hai ragione Totti, come qualche volta è accaduto. Lui si sta occupando dello statuto della città metropolitana, dello statuto, ma lo statuto è una qualche cosa che viene a valle di quello che noi sappiamo già che cosa debba essere, ma di questo parleremo assessore. Naturalmente la parola spetta a te, per il rispetto che abbiamo nei tuoi confronti, ma anche per il cuore. Allora, la regione aveva deciso di non decidere. E se avessimo avuto il Consiglio regionale delle autonomie, le cose avrebbero potuto andare diversamente? È una domanda. Intanto consentirete anche a me di rivolgere un saluto, se lo permettete, affettuoso ed emozionato. A Ritondo, dove torno sempre con gioia, quasi sempre in questa sala, diciamo, con una certa periodicità a parlare dei temi di Otani, questa volta di un tema che mi vede impegnata in modo diretto sul piano istituzionale e che per Bitonto è diventato un tema particolarmente sensibile in virtù in particolare della sua posizione geografica, perché poi sulle conseguenze del no che il sindaco evocava, questo è un elemento tutt'altro che indifferente, ma io non voglio assolutamente sottrarmi alla precisa risposta alle domande rivolte dal moderatore, la cui saggezza veramente ci porterà, io spero, a concludere al termine di questo incontro, nel senso di aver chiarito qualche punto e di aver dato vita ad un dibattito utile in qualche maniera. Allora, la Regione non ha assolutamente deciso di non decidere, intanto perché la Regione non è soltanto la giunta regionale o men che meno l'assessore. La Regione è prima di tutto il Consiglio regionale, la rappresentanza democratica di tutti i territori, che ancora è, diciamo, gode dello spazio temporale utile a decidere. Quindi io non mi sento affatto di escludere che il Consiglio regionale
entro il 22 ottobre prossimo addivenga ad una decisione. Ed è molto importante che questo provenga dal Consiglio, intanto per un fatto, ci piaccia o non ci piaccia, guardate, le leggi esistono di tutti i livelli, costituzionali, ordinarie, regionali e statutarie, che è questo strano, questa strana fonte intermedia, diciamo, nella gerarchia delle fonti. Per statuto regionale il Consiglio è competente a decidere in materia ordinamentale, ma al di là del dato formale io credo che ci sia un dato politico importantissimo ed è quello per il quale nella stessa B8 si è pronunciato il Consiglio Comunale, non il Sindaco Stegliani sulla mattina, e assumendo una posizione al ristretto tavolo dei suoi assessori. Quindi diciamo anche chi scrive sui giornali dovrebbe fare un momento di riflessione su questi aspetti e sulla posizione, io credo, oltremodo corretta, politicamente corretta, qui non stiamo parlando soltanto di forme, ma assolutamente di sostanza politica, di un governo regionale che è governo di tutti i pugliesi, che ha come riferimento un'assemblea rappresentativa, e noi crediamo ancora nell'importanza e nel ruolo della rappresentanza, che ha ritenuto di lasciare davvero alla libertà, al massimo della democraticità dell'assemblea rappresentativa, ogni decisione, diciamo sottraendola alle logiche di governo, che sono sempre logiche di maggioranza e di opposizione. E ancora una volta vengo al Comune di Bitonto, che ha deliberato all'unanimità. Tra l'altro non va, come si dice, sottaciuta, non va dimenticata la estrema sensibilità di questa materia, la criticità che ha visto veramente delle prese di posizione assolutamente trasversali. È quasi impossibile individuare, diciamo, una posizione del centro-destra, una posizione del centro-sinistra. Nel dibattito si sono affermate più logiche di territorio che non logiche politiche, e questa era una ragione di più per far sì che la Giunta non assumesse una posizione, un ruolo di arbitro. Dico subito, ma lo dico incidentalmente perché magari poi forse nel secondo giro di domande e di risposte ci sarà maggiore occasione di soffermarsi su questo, che queste logiche territoriali molto spesso sono diventate logiche, non voglio dire di campanile, che è un'espressione diciamo anche un po' dispregiativa, eppure qualche volta il senso del campanile può essere invece senso dell'orgoglio di una comunità, mettiamola così, dell'orgoglio di una comunità. Quelle che io rigetto quando parlo negativamente di logiche territoriali sono le logiche delle gerarchie territoriali, ecco. Le logiche per le quali come dire, la crescita, lo sviluppo, il benessere, diciamola nel modo più generico possibile, di un territorio sono inversamente proporzionali a quelle del territorio confinante. Si cresce a scapito di un'altra comunità e non si può invece crescere insieme. Io credo che oggi non solo si possa, per banali ragioni così diciamo solidaristiche, ma si debba, per ragioni di assoluto realismo, impostare questi discorsi nel senso invece di trovare la maniera di crescere insieme, di fare rete, di fare sistema. E questo ce lo chiede, diciamo, ce lo chiedono le relazioni territoriali, le relazioni economiche, così come concretamente si atteggiano nel tempo presente. Questo ce lo chiede
difficoltà, per esempio, di sviluppare capacità progettuali adeguate a competere nell'ambito della distribuzione delle risorse europee, e non la faccio lunga, ma ho ritenuto opportuno, diciamo, chiarire immediatamente anche questo aspetto. Che ha portato la Regione, ribadisco, la Giunta regionale fino a questo momento, a scegliere soprattutto di svolgere un'attività, una funzione di supporto ai territori per consentire loro di esercitare al meglio delle scelte che prima di tutto noi abbiamo cercato di fare in modo che provenissero dal basso. Abbiamo dato il massimo spazio alle pronunce dei comuni, le abbiamo direi quasi chieste quando ci siamo resi conto che l'ANCI e il LUPI non esprimevano una posizione, abbiamo invitato i comuni a pronunciarsi, abbiamo cercato di fare chiarezza sulle premesse e delle conseguenze di ogni possibile scelta, e sottolineo possibile perché questo abbiamo fatto nell'ambito dei vincoli, dei tracciati imposti, segnati dalla legge statale. Anche questo ci competeva come ruolo istituzionale. Due parole sul CAL. Prima di tutto per dire che questa è stata la prima e sola occasione in cui l'ANCI e l'UPI hanno chiesto l'istituzione del CAL, e diciamo che è impossibile non convenire che non ci sarebbero stati tempi per insediare il CAL, perché sarebbe stata necessaria una legge regionale con tutte le procedure del caso, mentre noi dobbiamo rispettare dei tempi strettissimi imposti dalla legge statale. Avremmo dovuto insediare un CAL che, per previsione statutaria, sarebbe stato composto da rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane, il che significa, per quanto riguarda le comunità montane, enti già in via di liquidazione, già soppressi, e per quanto riguarda le province, enti soggetti a questo pesante, pesantissimo, nessuno può negarlo, riordino. Quindi istituire oggi il CAL sarebbe stato tecnicamente impossibile per una questione di tempi, e comunque del tutto anacronistico nelle condizioni date. La cabina di regia è tutt'altro che non legittimata, è per due ragioni. È legittimata da una legge regionale, la 36 del 2008, che le attribuisce funzioni non solo in materia di decentramento, funzioni consultive, quindi esprime pareri su tutte le questioni che riguardino l'ordinamento degli enti locali nell'ambito della regione, quindi ha una competenza proprio specifica prevista dalla legge regionale. E lo stesso decreto Spending Review prevede in alternativa al CAL l'organismo di raccordo, altro dice la legge, il Consiglio delle Autonomie Locali o altro organismo di raccordo tra regione e enti locali. Quindi è proprio prevista l'alternativa. Noi ce l'avevamo, istituita con legge, naturalmente l'abbiamo attivata. È chiaro che la cabina di regia è in grado di funzionare meglio, quanto più l'ANCI e l'UPI sono in grado, diciamo, di essere rappresentative degli enti che li compongono, perché l'ANCI e l'UPI sono associazioni comprendenti rispettivamente tutti i comuni e tutte le province operanti nell'ambito della regione. L'UPI addirittura ha richiesto e ottenuto in un batter d'occhio, e ci mancherebbe, la convocazione diretta dei sei presidenti delle province. Questa è avvenuta, alla fine la cabina di regia non ha deliberato, quindi diciamo a non decidere non è stata certamente soltanto la giunta regionale, insisto, perché la giunta può darsi che decida, che deciderà attraverso il consiglio. Non hanno deciso l'UPI e l'ANCI, le quali a loro volta hanno, a mio avviso, legittimamente, sia sul piano giuridico che sul piano politico, deciso di utilizzare al massimo, gli amici Sidduli e Perrone potranno smentirmi se non è così,
Ma se ho capito bene, anche la loro decisione è stata motivata da ragioni di carattere, come dire, dalla finalità di ampliare al massimo la partecipazione delle comunità alla democrazia. Hanno voluto spostare in avanti il più possibile il termine per fare deliberare i comuni, soprattutto i comuni, perché è un punto sul quale io ho sempre insistito, sindaco, e poi lascio il microfono perché ho parlato già troppo. Un solo primo giro di domande, è che questa riforma nel suo insieme valorizza moltissimo proprio il ruolo dei comuni. Del resto, non a caso, come dire, le province sono proprio i soggetti passivi, sono gli enti che stanno subendo questa riforma. Il ruolo dei comuni invece è estremamente valorizzato e è stato lasciato il massimo spazio alle loro scelte, naturalmente sperando che esse siano poi componibili in una ipotesi che rispetti i vincoli imposti dalla legge, perché su questo io credo che ci sia, nell'ambito di un sano realismo di chi sa leggere un pochino la politica, ci sia veramente poco spazio per discutere al di là di fare. Grazie. L'assessore ci dà una ottima notizia, è quella che il Consiglio ha ragione in materia di ordinamentale, dice che il Consiglio, e quindi il Consiglio probabilmente potrà prendere delle posizioni. Su CAL, e questo mi ha chiamato in causa, e quindi spetta a voi interrasso. Io mi sento di stare, anche perché essendo io più piccolo, tutto, ma anche per fare un po' chiarezza sull'argomento. Io del CAL magari parlerò alla fine, però siccome proprio tu Gianvito hai tirato in ballo la questione del pubblico dell'Unione delle Province Italiane, a me come sottolineare intanto dare atto a questo comune e quindi a tutta la cittadinanza attraverso il vostro sindaco di aver avuto il coraggio che gli altri comuni ancora non hanno avuto, e di aver compreso bene, fino in fondo, la valenza della città metropolitana, per gli aspetti che io, da profano, non da politico, perché io sono impegnato amministrativamente solo da 3 anni rispetto a chi fosse il sindaco più giovane di me in questa campagna amministrativa. E tengo qualche considerazione sull'ascolto anche di quello che abbiamo sentito. Intanto, io ho ritenuto doveroso, all'indomani della legge venuta fuori il 7 agosto, scrivere a tutti i sindaci della mia provincia, della provincia di Bari, nessuno escluso, che c'era questo impegno e che era giusto e doveroso sentire tutti i sindaci, perché stiamo parlando del futuro dei sindaci, del futuro dei comuni, perché la legge prevede che la città metropolitana combaci con la provincia. Significa che noi abbiamo 41 comuni e quindi 41 comuni dovrebbero far parte della città metropolitana. Come presidente della provincia di Bari ho sentito il dovere di scrivere, ho scritto il 14 agosto, il giorno di Ferragosto, a tutti i sindaci, dicendo: siccome c'è questa legge, che peraltro vi accusano nell'eventualità stessi inferi e non riuscite a leggerla, questa è la nuova legge, cerchiamo di incontrarci quanto prima possibile. E ho fissato il primo incontro in provincia per discutere quello che doveva accadere. Alla fine, nei primi di settembre, sta di fatto che nei primi di settembre alcuni sindaci, il posto è venuto, altri sindaci non sono intervenuti, lì ho dato soltanto atto. Se davvero parliamo di democrazia, io devo dire a tutti i sindaci: guardate, questa è la legge, che facciamo, che fate, voi come sindaci che fate? I sindaci si sono riuniti, hanno detto che era bene intravedere, mettersi intorno a un tavolo per guardare, sia più sinteticamente, 7 comuni, questo che dà 9 comuni, per vedere come poter delineare il percorso della eventuale città metropolitana, fermo restando che ogni comune, secondo me, doveva esprimersi, perché qua stiamo parlando non del futuro nostro, ma del futuro dei nostri figli. Perché la città metropolitana è stata istituita 20 anni fa, ma oggi, dopo
vogliono applicare. E dico oggi la vogliono applicare perché io capisco se il cambiamento metropolitano può essere Milano, Napoli, Roma. Parliamo di città che hanno 3 milioni, 4 milioni e 100 mila abitanti come Roma, ma dai 3 milioni in su. Non parliamo di 350 mila abitanti, che ammettendo che dovessero aderire tutti i comuni, ma tutti i comuni non aderiscono e non hanno aderito, arriviamo a 600 mila abitanti. Parlate di una città metropolitana senza che non vi sia neppure un rigo di come questa città metropolitana debba svolgere il proprio ruolo, quali sono le risorse finanziarie di questa città metropolitana, se non venivano direttamente, devono venire direttamente dai comuni. Allora, quando mi manca questo, no, non mi sto arrabbiando, sto dicendo le cose, perché tu mi dici la voce come sto, io non faccio politica. Quindi, anche in contrapposizione tra di noi, ma devono capire, non fa niente, non posso giocare, come hanno detto, che per non pagare i fornitori, le aziende, le imprese non sono più vincibili, e io me ne prego di essere vincibile, perché l'essenziale è che io do il lavoro alla gente, l'essenziale è che faccio che i fornitori vengano pagati. Allora, veniamo sul, io all'UPI nazionale, e che ne dica il nostro tempo, ho preso posizione forte, ma era una voce nel deserto, chi non appartengo a destra, centro, sinistra, quindi era una voce libera, ma gli ho detto di tutti i colori, dicendo che non era possibile continuare in questo modo, tant'è che poi, tu hai detto in zona Cesarini, ma in zona Cesarini, tu quindi sei andato in zona Cesarini che non si fa cosa. Veniamo alla città metropolitana. Voi sapete che Bari è fatta da frazioni e circoscrizioni. Sapete anche che ci sono le frazioni di Bari che non vogliono stare con Bari. Sapete anche che io personalmente, che sto a Palese, ho detto no alla città di Bari. Ma perché ho detto no? Perché un comune a Palese è stato spinto. Ho detto no perché di Palese è stato spinto, la città di Bari se ne frega. Vedi il nodo ferroviario, vedi il porto, vedi il porticciolo, ma è giusto perché devono pensare alla città. Ma poi una città, la città metropolitana che deve pensare a Noce, che deve pensare ad Altamura, che deve pensare a Corato, che deve pensare a Molfetta, che deve pensare. Cioè è follia questa qua, perché sapete che cosa dice la città metropolitana, che cosa deve essere la città metropolitana? Questa è legge. L'articolo 18. Una città metropolitana comprende una grande città e i comuni ad essa strettamente legati, dal forse produce l'olio, rispetto a Vito, anche non produce l'olio, il patto commercio, ad essa strettamente legati per questioni economiche, sociali e di servizio, nonché culturali e territoriali. Voi immaginate il cittadino di Noci, che cosa gli interessa ciò che succede a Renzichetto Alberto? Oppure che come deve fare il cittadino di Noci ad arrivare all'aeroporto di Bari? Perché è una città metropolitana. La città metropolitana deve essere, tre città soltanto possono fare. Noi abbiamo pensato, hanno pensato di fare anche Reggio Calabria, che hanno commissariato ieri per infiltrazione mafiosa dall'Alzheimer che deve stare per 18 mesi. Siamo in preda alla follia. E qua tutti quanti, ognuno di noi, dice la sua, tanto per dircela la sua. Siamo la quinta provincia d'Italia. Allora, io vengo subito alle proposte così, ma poi mi serve di entrare in argomento. Qual è la proposta mia? Ah, abbiamo fatto un ricorso, diverse regioni hanno fatto un ricorso costituzionale, la nostra regione non l'ha fatto. Nonostante avessi chiamato il Presidente, nonostante avessi parlato con l'assessore del Tamar, non ha fatto il ricorso costituzionale contro quel provvedimento. Mo si esprimerà il 6-7 di novembre, si esprimerà la Corte Costituzionale, è ovvio che la Corte Costituzionale si esprimerà. Secondo me, cioè, va bene così, e non è questione di tagli economici, eccetera, perché già la nuova legge prevedeva che da 36 consiglieri provinciali si riducevano a 14 consiglieri provinciali, e non c'era il doppio M, perché non ci sarà sia il comune di Bari sia la città metropolitana. Qual è la proposta che vengo a fare? Togliamo, sono 6 province allo stato attuale, ma guardate le cose strane. Gli stessi parlamentari autodelegittimati, ma chi sta con noi, nel senso che faccio il vice governo, dice sì che abbiamo ragione il governo, ma è vota con fiducia al governo. Gli stessi parlamentari
che oggi dicono che la PAC va soppressa sono stati quelli che hanno detto la PAC va messa. E io sono stato ridicolizzato perché io vado fuori in Italia non per il ruolo di presidente della provincia, ma per altri ruoli professionali. Quando sentono la PAC, è possibile che una provincia, 2400 abitanti, 3 capoluoghi di provincia, parla tanti altri. Cioè è follia questa qua. Veniamo a quello che c'è. Che cosa propongo io? 3 province. Foggia, perché è estesa, se no per conto su. Ormai è sicuro Foggia. Poi la BAT ritorna in Bari. Bari, BAT, addirittura noi abbiamo anche l'adesione di Fasane e Cisterine, che non vogliono stare con Brindisi, Taranto e Lecce. Quindi diventeremo la prima provincia italiana, la provincia più grossa d'Italia, e poi si trae la provincia di Salento, Lecce, Brindisi e Taranto. 3 province di te fate. Scandalo. Ma che si fa? Ci sono i campanilieri, ci sono gli interessi. Ma non andiamo incontro alle realtà della gente. Questo è tutto, già via. Poi andiamo nello specifico, sul caso faccio rispondere al... Per primo su questo argomento l'applauso e quindi ha preso, come si dice, ha preso di primo. Allora, il sindaco per me. Buonasera a tutti, il professor Scrittore ha detto che era il più piccolo che si è alzato, io sono il più basso e il più piccolo. Allora, ma io saluto tutti quanti voi ed è un piacere per me ritornare qui per la seconda volta. L'università di una volta per l'ospedale, sempre il riordino sull'ospedale, oggi il riordino della giustizia. Io non so se oggi, se stasera conviene aprire una polemica se il provvedimento è valido o non il provvedimento è valido. Qual è il provvedimento? Di quello che il governo ha voluto. Ah, il provvedimento del governo. Dire, comunque un provvedimento che oggi lo ha fatto, è evidente. Inutile stare a dire perché e non perché, perché io la penso molto diversamente, lo sto come presidente di ANCI per rispondere a quello che io devo rispondere. Sul piano personale ho una idea molto diversa, che il governo o elimina tutte le province o non si può fare un atto di umano. L'errore secondo me è stato questo, se risparmio ci deve essere, o funzionano le province oppure no, perché poi alla base c'è un discorso di quando sono state fatte le regioni e le province. Aveva un compito la regione, quello di legiferare e far gestire le province. La regione non solo gestisce ma legifera, e dunque penso che c'è un'anomalia alla base di ogni corso, in tutte le cose in Italia, così. Noi ci lamentiamo sempre dopo quello che oggi c'è un provvedimento, c'è una legge che bisogna attuare. Adesso vediamo il nostro compito, quello che abbiamo fatto. E noi non è da oggi, voglio dire, per l'assessore Vendanaro lo sa bene, da aprile c'è stata una prima riunione della cabina di regia, abbiamo assunto una posizione e poi ci siamo aggiornati a maggio. Io in quell'occasione dissi non lasciamo lo spazio ad altri per quello che dobbiamo fare noi, cominciamo a lavorare, e si parlava di competenze, vero? E poi ci sono state le situazioni interne, perché si doveva rinviare, perché si doveva aspettare il ricorso della Corte Costituzionale, vediamo che succede, vediamo che non succede, era già maggio, poi tutto è stato spostato alla data del 7 agosto, mi pare. È evidente che c'è stato uno spazio lasciato e non avevano affrontato il problema. Penso che qui è in nocciolo, le competenze, le non competenze, comunque la cabina di regia ha funzionato, questo è il mio voto di atto,
all'assessore di Milano per quello che noi abbiamo potuto fare. Qui specificatamente noi volevamo l'istituzione del CAV, perché quando abbiamo fatto la cabina di regia, era altro come quando l'assessore, devo dire che è sempre presente, molto attivo, un piano, cioè nella persona, una volta il professor Schettoni, una volta con il direttore Padovano, una volta ancora con Minerva, io ero sempre presente per quello che dovevamo affrontare. In questa specifica materia abbiamo ritenuto che ci voleva la partecipazione più ampia possibile, perché si andavano a decidere le sorti delle varie città. E questo è, chi vi parla non ha dato un mandato al Consiglio Comunale di decidere se dovevamo aderire a quei tempi alla BAT o a BAT. Io sono stato l'unico sindaco in Italia a fare il referendum. Non ha raggiunto il 50%, però prendendo in considerazione la partecipazione più alta, che era il 71%, che indicò la non adesione alla BAT. Vuol dire, quando parliamo di partecipazione, tutti ci sciacquiamo la bocca, poi dobbiamo andare a vedere veramente la partecipazione chi è. Con tutto il rispetto al Consiglio Comunale, che è comunque espressione della popolazione, ma vedete che alcune decisioni vanno prese con la città e non affacciarsi solo quando c'è una campagna contro la città. Il confronto deve essere sempre in continuazione per quanto riguarda queste decisioni, che sono decisioni forti. E stiamo qui ora stasera a discutere di che cosa noi dobbiamo fare. Delle decisioni ci sono, quello che c'è stato, c'è stato, e penso che dobbiamo pensare a quello che si può fare, perché colgo con vero piacere un'apertura dell'assessore Dentano, dove dice che il Consiglio regionale ha il compito di discuterne, approfondire e fare delle proposte, se questo sarà, perché far decidere agli altri è ancora peggio. Dunque non è che la giunta regionale non ha, c'era un discorso alla base che i comuni dovevano esprimersi, poi questo non è stato fatto. Io per primo abbiamo fatto un convegno nella Fiera delle Lande, dove abbiamo partecipato, abbiamo invitato i sindaci che non volevano aderire all'area metropolitana, perché anche lì c'è un vincolo, che non può nascere un discorso di area metropolitana o di adesione a macchia di Rio Mare. Ci deve stare una continuità di territorio. Non è che io Corato dico non aderisco all'area metropolitana e mentre c'è Rumo, c'è Terlizzi, c'è tutto un discorso, che è ecco perché deve essere assessore una cosa coordinata, capire bene qua tutti i comuni che vogliono attuare o meno questa decisione. Io non entro in merito se l'area metropolitana è valida o non è valida, ci sono delle negatività. Io posso dirvi che ieri sono stato dal ministro, dove ha detto chiaramente che noi non vogliamo entrare in merito alle aree metropolitane, non abbiamo fatto e non lo faremo, perché le abbiamo trovate 10 aree metropolitane e vi devo dire che non abbiamo messo mano perché si vada ad aprire tutto un altro. Perché ci sono delle aree metropolitane che non hanno i requisiti, tra cui quella nostra, e poi chi altro nel Parlamento può dire di tutto, se ci sono degli emendamenti, se ci sono delle discussioni, lo fanno. Questo è il passaggio. Io penso che oggi la Regione dovrebbe fare una proposta. Colgo con piacere la disponibilità dell'assessore generale. Penso che su questo dobbiamo lavorare. Lasciare ad altri decisioni, penso che non conviene. Con una riflessione, con un approfondimento, penso anche con accordi trasversali, perché non c'è qui una decisione, avete fatto bene né di destra né di sinistra, dobbiamo porre all'attenzione del governo qualche proposta che possa consentire almeno di aprire un dialogo, se questo dialogo si aprirà, perché se mettiamo il caso che si possa aprire un dialogo con le altre regioni,
mentre stavo io ieri a Roma, fuori stava Varese. Ci sono altre regioni che comunque hanno posto all'attenzione delle modifiche. Io come presidente di ANCI Puglia ho partecipato alla riunione dei presidenti delle ANCI, dove mi devo dire con soddisfazione, penso che la Puglia sta meglio di tutti. Voi immaginate la Toscana, dove c'è una lite tra Livorno e Pisa, dove c'è la Lombardia, dove c'è il Piemonte. Mi diceva il ministro ieri che la Toscana ha trovato un'intesa. Cioè, comunque l'hanno trovata. Penso che noi quello dobbiamo fare. Sederci a un tavolo, ragionarci e fare le proposte possibili. Per cui io lo dico spassionatamente, non c'è una persona. Chi ha detto attraverso comunicati, stampa o meno, non c'è una persona. Il governo ha detto che questa è la posizione, le aree metropolitane sono quelle, i paletti sono questi, questa è la discussione. E poi è evidente, nel momento in cui le regioni faranno delle proposte e si apre una discussione, non si può aprire solo con la Puglia, si può aprire con tutto. Su questo penso che noi dobbiamo essere presenti, perché se malauguratamente si possa aprire un ventaglio di qualche posizione, penso che la Puglia non può essere assente a questa ampia discussione. Di questo, conoscendo l'assessore Dentanata, al di là delle diatribe che sono nate per diverse sfaccettature, penso che l'appello che posso fare all'assessore di considerare questa proposta così con molta attenzione, così come nelle sue capacità, perché ha detto bene l'ex presidente, ma rimane sempre presidente della provincia, il professore, ma l'avvocato nostro lei, dove bisogna prendere sempre tutto quello che è possibile e poi ragionarci sopra. Penso che questo, beh, anche perché l'assessore Dandemar viene da una cultura democratica che ha sempre avuto dei confronti e che lei sempre, non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo impegno e serietà, ha portato avanti. Questo è l'appello che io faccio all'assessore, che possa trovare il modo di essere presente con una proposta che si possa andare fuori là. Ma vi dico che partiamo da un concetto di chiusura, ma che si apre, se si apre, il ventaglio di opportunità. In questa ottica penso che noi dobbiamo essere presenti. Poi va male, però una proposta noi la dobbiamo fare. Grazie. Riportare la discussione sul fatto costruttivo, ricollegandomi a quello che diceva il Presidente ANCI, la questione chiusura o non chiusura. Allora, il governo mi risulta che abbia sottolineato che le regioni possono fare delle proposte sulla riorganizzazione. Quindi se le regioni, cioè se il governo afferma questo, significa che comunque c'è un'apertura. Adesso è inutile poi giocare, è chiaro, io mi rendo conto della posizione del Presidente Lancio, perché deve tenere conto delle posizioni ufficiali e poi delle posizioni di quelli dei sedi, ma che possono accadere. Però è proprio questo equivoco che ci ha spinto Presidente a dire di no, perché non si può dire al Comune vai in Consiglio Comunale, se non vai in Consiglio Comunale ti trovi dentro, oppure potete, previsto dalla legge, potete scegliere se entrare o meno in una città metropolitana, però poi c'è il problema della continuità territoriale. Allora, le regioni potete fare delle proposte, però poi c'è la chiusura. Allora, di cosa stiamo parlando? Io non ho capito di cosa stiamo parlando. Allora, mettendosi nei panni di uno che porta, non dico a lei, Presidente, sto parlando dell'atteggiamento generale, ecco perché io chiedo che si trasmettano le proposte dei comuni, che come me, come Pino, ha detto di no alla città metropolitana, proponendo, come lei sa, una soluzione alternativa. Poi, dopodiché, questa soluzione, giuridicamente peraltro sostenibile, vedendo le pieghe della legge, vorrà essere presa in considerazione dal governo, va bene. Se non vuole essere presa, se non sarà presa in considerazione, io voglio conoscere le motivazioni per le quali, altrimenti è tutta una presa in giro. E sinceramente, portando la fascia tricolore che pesa come un macigno,
ogni giorno, ogni minuto, mi pare che non sia utile che io vada in consiglio comunale a parlare di cosa? A parlare di cosa? Cioè, con quale senso di responsabilità io vado alla mia città e vado a dire non deliberiamo così non prendiamo posizione e poi mi ritrovo nella città metropolitana, oppure dico diciamo di no, però poi forse ci possiamo ritrovare, facciamo una proposta di riorganizzazione, sì, c'è, no, non c'è un'apertura, però fate la proposta, ma tanto non c'è un'apertura. Insomma, teniamoci in considerazione, se l'autonomia locale davvero ha un ruolo importante in questo momento, e allora dobbiamo essere chiari a 360 gradi, perché se c'è il giorno dello scaricabaline da governo a regione e regione autonomia locale, ma secondo me il problema parte sempre dal governo, questa è la mia posizione personale, personalissima, e allora io non ci sto. Non ci sto e non ci sto in modo assolutamente duro. Perché se si è presa già una decisione sulla questione, e allora non mi venite a chiedere se deliberare o meno sulla città metropolitana. Se me l'avete chiesto in quell'emendamento, significa che io vado in consiglio comunale, do l'indirizzo perché mi avete chiesto di deliberare su niente, su nessun prospetto strategico, e poi pretendo che la nostra posizione sia considerata, la nostra proposta sia considerata. E se non è considerata, voglio conoscere le motivazioni. Se si riducono alla mancanza di continuità territoriale, può essere una ragione, ma dobbiamo valutarla. Se invece si riducono a dire trasmetti una proposta, tanto non te la considero più, è allora questo non va più bene. Tra province e uffici territoriali dello Stato, cioè prefetture, provveditorati, questure, cioè, ci sono dei liberali degli anni 80 che in questa direzione segnano, hanno segnato il punto, c'è cioè, in particolare un deliberato che è il percorso che avviene dal Senato, un ordine del giorno del giugno 1984, che in questa direzione era abbastanza esplicito.
Poi le cose sono andate diversamente. Le province da 92 che erano sono diventate 107 ed è stato un errore colossale aderire a questa. Secondo, il riordino delle province, guarda, è stato fatto, non si è fatto, non si fa, perché bisognava risparmiare soltanto sull'indennità dei presidenti o dei consigli provinciali. È un errore concettuale ritenere questo. Il riordino delle province è intervenuto e doveva intervenire perché nel riordino dello Stato 107 province erano incompatibili assolutamente e bisognava ridurre in un numero ragionevole. Io devo dire, con ciò faccio, che l'Uninazionale che in questi anni non ha assecondato questo processo, perché se questo processo fosse stato assecondato 2-3 anni fa, io penso che oggi ci saremmo trovati in una posizione che è completamente, completamente diversa. E allora bisogna andare alla ricerca di soluzioni, perché io mi rendo conto, intervenire in maniera drastica in questa materia potrebbe comportare, potrà comportare, lo dicevo l'altro giorno in una telefonata con Maria del Tabacco, io non vorrei che in alcuni casi si tornasse alle tensioni che nei comuni ci sono già vissuti, sugli ospedali, sulle discariche e quant'altro, è un rischio secondo me concreto se un provvedimento dovesse avere un atto di imperio. Bene, allora veniamo alla questione centrale, io porrò delle domande. Città metropolitana. In una conversazione, un altro molto piacevole, che io ho avuto con la professoressa Tentamaro qualche giorno fa, quando concordammo di fare la sua partecipazione a questo dibattito, lei mi disse, guarda che la città metropolitana di cui stiamo parlando oggi è una città che è completamente diversa dalla città metropolitana della 140. Guardate, questo è un